Ciao ragazze, benvenute in un nuovo video spesa, un video che non facevo da tantissimo tempo, quindi oggi sono andata con Riccardo e Federico a fare la spesa alla Lidl e quindi eccomi qua a mostrarvi la spesa. Tornerò molto presto anche con altri video, quindi abbiate pazienza ancora qualche giorno. Allora, vi mostro tutto quello che abbiamo preso. Allora, qua c'è questo maxi pacco che era in offertissima della Tenderly alla Lidl. Lo trovate, mi pare, sui 3 euro, quindi veramente poco, e ci sono 18 più 6 rotoli gratis, quindi un'offerta super. Poi, questo sacchetto è vuoto, aspettate che tiro su quest'altro. Allora, abbiamo Scotex, semplicissimo bianco, che utilizziamo tanto tanto per Nala o come tovaglioli. Poi Plum Cake, scelti da Federico, rigorosamente da Federico. Poi cereali Panda con gli anellini al cioccolato, sempre scelti da lui. Yogurtino con l'orsacchiotto. Poi ho trovato in offerta questo spray disinfettante per ferite che ho trovato molto utile secondo me, perché è una cosa pratica e veloce, pulisce la ferita e poi ci si mette un bel cerotto, quindi l'ho trovato molto utile, soprattutto per Fede è una cosa molto rapida e veloce, quindi l'ho preso, mi pare sui 2 euro, 1,99. Poi ho preso questi tarallini all'olio d'oliva. Questa pastina a stelline, perché ogni tanto a Fede gli piace la pastina, il brodino. Adesso non tanto perché fa caldo, però ogni tanto gli va, soprattutto qui a Torino che adesso non fa tutto questo caldo la sera. Quindi ho detto ok, siamo senza pastina, prendiamola perché tutte le volte me ne scordo. Pomodori cuori di bue che erano. Costavano veramente poco, mi sono stupita perché quelli di bue sono sempre carissimi, perlomeno nella mia città, costano sempre sui 3,90 euro, 3,50 euro il chilo, invece erano a 1,99 euro, quindi ne ho approfittato. Poi ho preso questi due spazzolini, voi direte Federico ha lo spazzolino elettrico, perché ha preso gli spazzolini? Perché gli sta cadendo un dentino e quindi ha un po' di fastidio, un po' di dolore, inizia l'età in cui cadono i dentini e quindi con questo può andare a fare un po' più piano, soprattutto sul dentino che gli sta per cadere. Poi, budini, non li prendiamo spesso questi, ogni tanto glieli faccio prendere. Burro che si sta per sciogliere e maxi scontrino, vabbè, questo qua lasciamolo lì. Poi altra busta, no, non è quella, è questa qui, che così poi metto tutto in freezer perché è la busta Lidl dei surgelati. E di freschi abbiamo fagiolini, poi stracchino perché nonostante siamo ad agosto a me è venuta voglia. In realtà a noi proprio piace, semoline, polenta, queste cose qua. Quindi ho detto, visto che la preferisco col formaggio, non tanto al sugo e salsiccia, ho detto vabbè, prendo la crescenza che magari stasettimana mi metto lì e faccio la polenta. Poi ho preso questo contornino grigliato, poi uova, quelle levate a terra come sempre. Poi ho preso un po' di pesce. Ho preso i filetti di merluzzo d'Alaska, ne ho presi due, ci piacciono moltissimo, anche Federico, al limone fatti in padella come li faccio io con i condimenti per il pesce, molto buono. Poi ricotta, due confezioni. Poi ho preso questo pollo che era in super sconto, sottilissimo, quindi le fettine sottilissime sotto di pollo. E perché con una mano faccio un po' fatica, il tacchino, questa fesa di tacchino, anche questa era scontata. Poi due confezioni di Philadelphia Light,
è una maxi confezione di bastoncini di pesce, che era una vita che non compravo, tra l'altro. Poi ho liberato un po' il tavolo, ho preso a pochi centesimi questa spugnetta a forma di balena per Federico, perché la sua non ne può più e quindi è da buttare, e quindi gli ho preso questa. Poi ho preso questa briochina alla marmellata perché stamattina ho fatto poca colazione, mi sono alzata abbastanza presto ma non avevo particolarmente fame, quindi l'ho presa ma poi alla fine non l'ho mangiata. Dettagli. Poi dischetti per il trucco, che insomma io quando vado ne prendo sempre uno anche se non sono finiti perché costano poco. Poi il nostro solito pane preferito, perlomeno sicuramente il mio, ma anche al mio metti piace perché sono fette più grandi, stile proprio America, infatti sono della linea McKennedy della Lidl e tostati sono una bomba, quindi provateli. Per fare i toast vengono belli cicciotti. E poi qua abbiamo un altro pacco. Poi biscotti per sempre gli ometti, perché io non amo i biscotti al mattino, io vado di cereali solitamente. Panini al latte, un po' spiaccicati, ma insomma ci sono. 10 panini al latte. Poi ovetto Kinder, mais. E poi, vabbè, quello ve lo faccio vedere dopo. Apriamo l'altro carrellino praticamente, dove c'è anche un melone, questo qua senza rete, l'IGP era in offerta, l'ho preso. Questi sono 90% sempre buoni e quindi quando lo vedo all'Lidl è difficile che lo trovo, stavolta c'era e mio, l'ho preso. Piccolino, ma si sente già un profumo che fa venire l'acquolina. Bananozze. Ultimamente faccio molto spesso dei frullati di frutta per merenda, anche a Federico, mela, banana, il latte, insomma. Quindi ho preso una scortona di banane. Poi yogurt da bere, che a Fede piace tantissimo, anche io ogni tanto ne bevo un pochino, fragola e banana. E poi abbiamo preso un altro perché stavano a 99 centesimi, mi pare, solo fragola. E tanto una scadenza lunga fino al 5 settembre, quindi insomma ne ho presi due. Zucchero di scorta, che è finito, quasi finito. Penne rigate, birra, era in offerta la Corona, ne ha prese tre. Vabbè, salteranno fuori anche le altre tre. Eccole qua, una, due e tre. Poi ho preso questo pigiamino barra, sì, è un pigiamino, però la maglietta è molto molto bella, quindi penso che potrebbe anche metterla per uscire perché è molto carina. Ho preso 6-8 anni e costava veramente poco, tipo 4,99 euro, quindi non mi sono sentita di lasciarlo lì e poi a Fede piaceva, quindi preso. Poi sapone per i piatti. Volevo in realtà quello scorta, il sacchettone, perché io tanto riempio sempre, anche con questo non lo utilizzerò, troppo grosso, troppo pesante. Utilizzo sempre quello che ho io piccolino. Quindi, ok, non so cosa sia successo alla videocamera, ho dato un colpetto al tavolo e si è fermata. Quindi avevo paura avesse cancellato tutto, per fortuna no. Comunque, per sicurezza vi ripeto che ho preso le salviettine struccanti della Sien e poi ho preso questo, visto che per ora il gel non lo farò, ho preso questo Nail Polish Remover, è un acetone con una spugna, voi mettete il dito, centrifugate e vi si leva lo smalto, quindi fantastico, molto comodo, molto rapido. Poi tonno, lì c'è l'altra carne di Nala, ci sono 6 bottiglioni, una cassa praticamente di latte parzialmente scremato. Poi qui cosa abbiamo? Il disinfettante l'Isoform per il bagno, Listerine, scusate, non Colgate, il Listerine che utilizzo sempre io, che è una bomba, però mi piace. E poi Ricky ha comprato il trapano. C'era questa super offerta, quindi se i vostri mariti, fidanzati, amanti interessa, sappiate che c'è questa offerta. Quindi mo vi faccio vedere tutto. Aspettate, faccio spazio. Allora,
praticamente è un sia avvitatore che trapano, quindi fa entrambi. E quindi si stacca questa parte, diventa un avvitatutto e svita tutto, e aggiungendo questo diventa un trapano, però non ha le punte dentro. Costa, mi pare, 24 euro circa, 25-24,90. E quindi a parte ha preso l'adattatore l'adattatore angolare per trapano avvitatore, in maniera che possa fare più cose, e poi ha preso questo maxi set di sia punte per avvitare tutti i tipi di cose, e scusate i termini, ma sapete, come donna me ne intendo poco e poi tutte le punte del trapano, vedete che c'è tutte le misure, ce ne sono veramente tante. Questo mi pare costi 9 euro circa, 9 qualcosina, questo sui 4,90 e questo 24,90, quindi insomma vi ho detto anche i prezzi in caso anche i vostri mariti siano interessati. Alla Lidl trovate questa offertona, solitamente si trovano molto a prezzi molto più alti nei self, questi negozi del fai da te. E niente ragazze, questa è tutta la spesa, credo di avervi fatto vedere tutto, vi mando un grossissimo bacio, vi ricordo che vi adoro, mi mancate tantissimo e torno presto presto presto, ve lo prometto, vi mando un grande bacio, a presto, ciao.